Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova video lezione di logica. Oggi parliamo di quei problemi sui movimenti iterativi alternati. Anche se il nome può spaventare perché può dare l'idea di qualcosa di molto complicato, in realtà sono problemi molto molto semplici. Partiamo subito con la traccia. Allora, la prima traccia, l'esercizio della lumaca. Questo è un esercizio di logica molto molto famoso e che si può trovare spesso nei test. Una lumaca deve raggiungere la cima di un muro alto 7 metri e decide di scalarlo verticalmente. Se di giorno scala 4 metri e di notte scende di 3, in quanti giorni riuscirà ad arrivare sulla cima? Allora, molti quando fanno questo esercizio danno la risposta, diciamo quella banale, 7 giorni, perché ragionano dicendo la lumaca fa un metro al giorno, perché sale di 4, scende di 3, fa un metro al giorno e quindi per fare 7 metri impiega 7 giorni. In realtà questa risposta non va bene. Non va bene perché proviamo a effettuare il calcolo giorno per giorno. Il giorno 1 parte da 0, sale a 4 e poi la notte riscende a 1. Il giorno 2 quindi partirà da 1, salirà a 5 e scenderà a 2. Il giorno 3 partirà da 2, salirà a 6 e scenderà a 3. Cosa succede invece il giorno 4? Il giorno 4 parte da 3. Fai 4 metri in più, quindi arriva a 7. Arrivando al 7, il gioco è finito. La lumaca ha raggiunto i 7 metri, ha raggiunto il suo obiettivo. Ovviamente non riscende di nuovo la notte, ha raggiunto il suo obiettivo e quindi il problema è finito. Quindi i giorni necessari sono 4. Vediamo invece la traccia 2, che è molto simile alla precedente. Una lumaca cade in un pozzo profondo 21 metri. Durante il giorno sale di 5 metri, ma la notte scivola giù di 4 metri, durante quale giorno riuscirà ad arrivare sulla cima del pozzo? Allora, la struttura è la stessa di prima e quindi potremmo pensare di riproporre lo stesso ragionamento. Però con 21 giorni questo ragionamento diventa molto lungo. In un test al tempo, la componente appunto dei secondi che uno deve impiegare per rispondere alla domanda è determinante. Quindi possiamo fare il calcolo con una formuletta molto semplice da utilizzare, che è questa. Altezza massima meno discesa fratto salita meno discesa. Quanta è l'altezza massima da raggiungere? 21 metri. Di quanto scende? Di 4. Di quanto sale? Di 5. E di nuovo di quanto scende? Di 4. Quindi 21 meno 4 fratto 5 meno 4. Otteniamo 17, che sono appunto i giorni impiegati. Quindi la risposta è 17 giorni. Ora vediamo una variante di questo esercizio. Si parla stavolta, si cambia animale, si parla di un gambero, ma la struttura è totalmente identica. Su una pista rettilinea lunga 1 km, un gambero avanza nelle ore diurne di 40 metri e nelle ore notturne arretra di 25 metri. Arriverà alla fine della pista durante le ore diurne della stessa struttura. Posso riadattare la formula precedente. Invece di avere altezza massima, questa volta devo parlare di distanza massima, di quanto va all'indietro e quanto va in avanti. Quindi, ragionando in metri, quindi questi 1000 sarebbe il chilometro iniziale. 1000 meno 25 fratto 40 meno 25 e otteniamo 65 giorni. Quindi il 65esimo giorno il gambero riuscirà a raggiungere lo spazio desiderato. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un bel like, ricorda di dare un'occhiata anche agli altri miei canali social e segui il mio canale YouTube per avere sempre aggiornamenti sugli altri video che pubblicherò in futuro.